Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il media web Le Ali del Bruco. Viene a farci visita questa sera una cara amica, ve lo posso confermare al 100%, è stata rapita dagli alieni, ha avuto un missing time, per cui io non ho capito che cosa ha fatto con le sue date, tutte cose strane, però ce lo facciamo raccontare da lei che cosa ha combinato per questo appuntamento. Eliana, buonasera, che ti è successo? Spiegaci, raccontaci. Buonasera Francesco, buonasera guerrieri. Beh, la storia è lunga e ne parleremo un'altra volta. Ecco. Ero su un'altra linea spazio-temporale fino a pomeriggio alle 2. Poi mi sono catapultata su questa per essere qui stasera con voi, perché stasera con noi ci sarà un ospite veramente interessante, perché lui è uno storico, è un filosofo, un giornalista. Ed è stato folgorato non sulla via di Damasco, ma sulla via di Genova, quando scoprì un manoscritto su René Le Chateau. E questa sera è qui con noi per parlarci di uno dei tanti studi che ha, di alcuni dei tanti studi che ha realizzato in questi anni. È conosciuto anche nel mainstream perché spesso collabora con i programmi di Giacobbo. E quindi io do il benvenuto di vero cuore al professor Giorgio Baietti. Giorgio, buonasera e grazie di essere con noi. Intanto come stai? È un vero piacere, carissimi, un vero piacere essere qua con voi. Bene, bene. Allora, io so che avete messo in programma, tra l'altro c'ho tanto materiale che bontà tua mi hai voluto inoltrare, insomma, per rendere ancora più interattiva la nostra puntata e dare meglio l'idea della tua narrazione. C'è un testo che insomma questa sera ci sottoporrai alla nostra attenzione. Io sono curiosissimo, ho già, come ti dicevo questo pomeriggio nel preascolto, ho già sentito qualcosa delle tue interviste fatte su altri canali, altri format, però sono molto curioso di approfondire con Eliana e con te i contenuti che questa sera ci avete preparato. Quindi a te Eliana per partire subito con il programma. Bene, io partirei introducendo queste ricerche che tu hai mirabilmente raccontato nel libro La Dea Dimenticata, edito da Verdechiaro, dove proprio racconti vita, morte e miracoli letteralmente. Andiamo in stereofonia. Di alcuni personaggi che sono personaggi reali, non sono personaggi frutto della tua fantasia, che hanno attraversato la nostra Italia nell'Ottocento e sono Francesco Grignaschi e Davide Lazzaretti. E allora, Giorgio, da dove vogliamo partire per tracciare le fila di questa storia? E poi storia che è comunque collegata con la Francia e con altre cose che, con altri avvenimenti che tanto stuzzicano la nostra curiosità. Bene, partiamo da quella mano misteriosa che mi prende ogni tanto per la collottola e mi butta dentro a questi enigmi, questi misteri. Come detto prima, per puro caso scopro un manoscritto che parla di René Le Chateau. Eravamo negli anni Ottanta, sono stato tra i primissimi italiani ad andare appunto a Rennes, e praticamente in epoca in cui non c'era nessuno là, e praticamente la mia macchina era l'unica con targa italiana insieme a qualche auto francese, qualche auto inglese, non c'era nessuno a Rennes. E proprio questo mi ha permesso di sondare, di entrare proprio dentro i gangli di questo grande mistero, di cui ovviamente parleremo in un'altra puntata. La stessa mano che mi ha portato a René Le Chateau mi porta a scoprire i misteri di Grignaschi. Io cercavo un paese che si chiama Viarigi, è una località nell'entroterra, nella zona dell'Astigiano, nel Piemonte, e chiedo informazioni ad un anziano contadino che trovo per strada, al quale chiedo la strada per Viarigi, appunto, e lui mi risponde con una domanda: cosa va a cercare nel paese dei magnetizzati? Al che mi si accende la lampadina, vado in questo paese e scopro questa trama incredibile che io ho analizzato e trasportato poi in questo libro La Dea Dimenticata. Perché questo titolo, La Dea Dimenticata? Perché tutto parte
da una statua scomparsa, una statua che era nel tempio di Re Salomone, erano anzi una, erano 180 statue nel tempio di Re Salomone di Asherah, e Asherah era il dio donna insieme al dio maschile Yahweh. Ma un sovrano ha deciso di eliminare praticamente tutte le statue di Asherah, di questo dio donna, e ha lasciato soltanto il dio Yahweh, che ben conosciamo. Ma Asherah non è sparita, è il femminino sacro, l'emblema del femminino sacro, è come un fiume sotterraneo che scorre in vari luoghi e in varie epoche, e poi si chiama Iside, Astarte, Maria Maddalena e quant'altro. Francesco Grignaschi non è di quest'epoca, è molto più vicino a noi. È un piccolo parroco, alto poco più di 1,5 m, che diventa parroco di un paese delle montagne sul confine con la Svizzera, a Cima Mulera, nel 1849. Lui arriva in questo paese e la prima persona che gli va incontro, che si presenta, è una donna, Maria Giovannone, la quale gli dice: Reverendo, io parlo con la Madonna. E non solo ci parlo, ma faccio dei viaggi. La Madonna portava, ecco la foto di Grignaschi, appunto questo piccolo sacerdote. La Madonna prendeva questa donna analfabeta, che non sapeva né leggere né scrivere, quindi non aveva mai visto nulla al di fuori del piccolo paese di queste sue montagne, e la portava di notte a vedere il mondo. Lei al parroco descriveva la sera prima, davanti alle Ande, o il tramonto sul Bosforo, o l'alba sull'Oceano Pacifico, o lei appoggiata alle statue dell'isola di Pasqua, cioè vedeva il mondo, posti che non sapevano nemmeno che esistessero. Lei soprattutto non c'era ovviamente né internet, né TV, né giornali, né libri. Lei conosceva il mondo perché la Madonna ce l'aveva portata. E Grignaschi le crede. C'è un problema. E sembra una battuta, ma non lo è. Io l'ho desunto questo dagli atti di un processo, e quindi è tutto molto molto seria la cosa. La Madonna all'andata la prendeva in camera sua, al ritorno, si vede che aveva fretta, la lasciava in cima al campanile della chiesa del paese. E il sindaco doveva mandare il messo comunale con delle scale, con delle corde, a tirare giù sta povera donna che era abbracciata alla croce del campanile, per non esempio, si vede che la Madonna aveva fretta. Allora dice, stufo di pagare gli straordinari al messo, decide di far rinchiudere questa donna in un monastero nel Novarese, dove muore poco dopo. Una donna in piena salute di 33 anni che muore misteriosamente. Grignaschi è esterrefatto dalla cosa perché aveva trovato veramente in lei una grande compagna, una donna di grandissimo spessore, e chiede almeno di farle un funerale. Il sindaco vieta ogni manifestazione, addirittura proibisce che venga fatta una tomba, ma non ce n'è bisogno, perché il corpo sepolto in un'area sconosciuta del cimitero diventa meta di fiori bellissimi che nascono spontaneamente e praticamente circondano il punto in cui lei è sepolta. Morta Maria Giovannone, Francesco Grignaschi diventa lui l'artefice. La Madonna non lo porta in giro per il mondo, lo lascia lì a Cima Mulera, in questo piccolo paese, ma gli dà un dono, quello della bietrilocazione, è quello di fare dei miracoli. E il sindaco dice: Caspita, mi sono liberato adesso dalla donna che era in cima al campanile, adesso c'è anche il prete che fa i miracoli, qui le cose non vanno. E decide di denunciare il parroco. Fanno il processo a Casale Monferrato, una località appunto delle colline del Monferrato, dove lui lo denuncia il parroco dicendo che appunto turbava la quiete della popolazione. Okay. I giudici lo prosciolgono perché dicono al sindaco: ma questo prete non fa alcun reato e quindi lui è libero. In sala nel processo c'è un sacerdote lì dalla zona che gli dice: senti, confratello mio, non tornare su quelle montagne dove ormai per te le cose non vanno bene, fermati qui nelle colline del Monferrato e vedrai che la tua vita cambierà. Effettivamente non cambierà soltanto la sua vita, ma cambierà la vita di tutti, perché lui si fermerà 55 giorni in questo paese del Monferrato, appunto di Arigi, che diventerà una sorta di Gerusalemme celeste.
Ogni località aveva una sorta di faldone dove veniva depositato presso la corte d'appello, dove erano elencati, diciamo, le cause. Il faldone di Viarigi sparisce. E caspita, sia i giudici sia i carabinieri mandano una missiva a Re Carlo Alberto, no? Siamo nel Regno di Sardegna, dicendo: Maestà, c'è un paese del tuo regno dove la gente non fa più cause, tutti si vogliono bene. Non va bene. Il re decide di mandare in incognito dei carabinieri in borghese, i quali stilano con la prosa tipica dell'Ottocento, dei carabinieri dell'Ottocento, i loro verbali che io ho raccolto in questo libro, dove c'è scritto: Vedonsi le donne contente andare alle fontane a lavare i panni, abbracciandosi e cantando, vedonsi i contadini felici. Quando mai un contadino al mattino è felice di andare a zappare? Ecco, però questi erano felici, i contadini felici che vanno a zappare, addirittura zappano il campo del vicino. E tutti sono felici e si vogliono bene. Fratelli che non si parlavano per un'eredità, vicini di casa che erano in causa per un confino, per un albero di pera, di mele, come oggi, le cause civili sono per queste a volte baggianate. Ebbene, tutti che si abbracciano, uno dice: ma sì, tieni Beh, l'eredità, ma sì, oggi combattere cosa era successo? è successo Cos'era che questo successo da prete portare tanta grazia? aveva il potere di rendere felice la gente. La gente non pensava più alle cose materiali, ma pensava a qualcosa di più spirituale. Aveva trovato la dea dimenticata. La dea non era stata dimenticata, ma era tornata. Perché vi dico questo? Perché lui aveva un grande seguito di donne, soprattutto una donna molto alta con lunghi capelli rossi, che si chiamava Domenica Lana, che lo segue dalle montagne e viene anche lei a Viarigi, che lui proclama la sua Madonna. E Domenica Lana, insieme alle altre donne, hanno un ruolo fondamentale nella sua chiesa. Cosa assurda! Loro potevano andare sull'altare, partecipare alla messa, essere veramente attive. Personaggi attive in questo. La foto che vedete in questo momento è molto interessante perché è un altare nel quale avviene un fatto miracoloso. C'è questa Madonna che ha una collana e c'è un vetro davanti. Ad un certo punto la collana va oltre il vetro e rimane lì come se fosse incollata. La gente dice: miracolo. Il vescovo sale appositamente, va appositamente qui per smentire la cosa, dire: no, non è un miracolo, è semplicemente che hanno attaccato la collana della Madonna con degli spilli al vetro. Io domando a voi e a tutti come si fa con degli spilli a inchiodare una collana ad un vetro con degli spilli. Però si vede che il vescovo, avesse detto colla dello scotch, del nastro isolante antelitera. No, ma parla proprio di spilli. E la gente ci crede, dice: oh, caspita. Qualcuno ha messo degli spilli nel vetro. Quello che conta è che comunque vieta che davanti a questo altare si facciano cerimonie e ci mette un pannello di legno, poi metterà una statua più avanti, guarda caso, di Don Bosco, guarda caso, visto che ne parleremo. E qui poi più avanti parleremo e approfondiremo il legame di Don Bosco con queste figure misteriose di Assolutamente. cui ti racconti. Assolutamente. Quindi già questi miracoli, questi piccoli gesti, queste piccole cose che fanno capire che sta succedendo qualcosa di strano. Ma tutto procede per il meglio. In paese tutti sono felici, tutti si vogliono bene. Succede che Francesco Grignaschi si ammala e, come avveniva un tempo, gli fanno un salasso. Il parroco, suo amico, raccoglie in alcune ampolline di vetro questo sangue che distribuisce alla popolazione, insieme ad un libro che si chiama Crux de Cruce, che un loro, diciamo, amico scrive, che è praticamente il Vangelo di Grignaschi. Le ampolline, il Crux de Cruce, sono l'emblema di questa nuova religiosità, il femminino sacro che dal tempio di Re Salomone arriva sulle colline del Monferrato, in questo piccolo paese. Succede che questo sangue è miracoloso, rimane sempre fluido. Tant'è che c'è una donna in paese, diciamo una del CICAP antelitera, che dice: ma sì, sarà qualche trucco, e manda appositamente questa ampollina di sangue
pagando chissà quanti soldi, a Torino un laboratorio di analisi per farlo analizzare. E da Torino gli dicono: la risposta è molto chiara, è sangue umano, non è nessun liquido. Lei diceva: sarà un liquido, è sangue umano. E quindi lei deve stare zitta e si riprende. Addirittura una signora, e c'è negli atti del processo, e quindi rivedo tutto quello che sto dicendo, è stato desunto da un processo, e quindi è verità, corrisponde a verità. Una signora una sera aveva deposto questa ampollina di sangue dentro un armadio. Aprendo l'armadio di sera, sviene. Perché sviene? Perché questo sangue illuminava la stanza, faceva luce. Un sangue luminoso. E tutto questo comincia veramente a superare i confini di questo paese. Si comincia a parlare sempre più di questo sacerdote che fa delle cose miracolose. Ma il più grande miracolo è quello, appunto, dell'amore. Dell'amore incondizionato che tutti si vogliono. Ma i 55 giorni stanno per finire. Re Carlo Alberto, il Vaticano, decidono che è il momento di dire basta e bisogna ritornare nel seno di Santa Madre Chiesa Cattolica Romana Apostolica. Carlo Alberto, il re, manda l'esercito in questo paese, circondando in cima una collina, proprio circondandola con cannoni, i soldati che passano armati per le strade, dicendo alla gente, a questi contadini, a questi pastori, a questa gente semplice: state attenti, tornate alla normalità, che poi quale sia la normalità non lo sappiamo, tornate alla normalità perché altrimenti vi bombardiamo, cioè diventate dei nemici dello Stato sabaudo. E ovviamente queste persone semplici cedono, tutti meno quel gruppo di donne. Vedi, Eliana, la potenza delle donne. Bisogna dar merito alle donne, e queste donne non hanno paura né dei cannoni né del re né del papa e continuano a seguire Francesco Brignaschi. Ma ci sarà un secondo processo. Addirittura viene convocato Brignaschi in tribunale e si dà l'ordine ai soldati che lo scortano, tantissimi soldati, mi sembra una cinquantina per un uomo solo, per un piccolo prete alto 1,5 m, di schermare il carro che lo portava al tribunale con del panno nero. Perché? Perché lui non potesse magnetizzare, cioè magnetizzare, ipnotizzare i soldati che lo scortavano. Fanno il processo e, come in ogni processo che si rispetti, c'è un avvocato difensore. Nel caso di Grignaschi è il più grande penalista italiano, che si chiama Cesare Broferio. Broferio era un grandissimo legale e soprattutto con cartelle molto care. Come faceva? Scusa, Giorgio, io vorrei chiederti un piccolo curato di campagna. Come poteva, prima di tutto, entrare in contatto con il più grande penalista al momento in circolazione e poi i fondi dove li ha trovati? Perché Brava, comunque i brava, brava. penalisti sono sempre costati tanto, oggi come allora, e forse allora ancora di più, perché comunque Brava, lui era una persona semplice. brava. Ci arriviamo adesso. Chi è che paga le parcelle? Allora, chi è che lo mette in contatto? Un signore francese che si chiama Monsieur Ricreux. Perché in Francia Grignaschi è visto come un messia. Ha un seguito fortissimo oltralpe. E questi francesi fanno una colletta per pagare le parcelle di Proferio. Quindi è pagato dai francesi. Ma nonostante la bravura di Broferio, il processo va male e Grignaschi è condannato a 10 anni di carcere nella fortezza del Car de la Torre di Ivrea. Fate conto, proprio un castello medievale dove lui era rinchiuso, proprio completamente isolato. Come si fa con i peggiori delinquenti? Lui 10 anni di carcere semplicemente per aver detto alla gente di amarsi. Perturbative della quiete, figuriamoci, non ci va neanche uno che fa una strage 10 anni in carcere. Ma uscirà prima dei 10 anni e ad accoglierlo ci saranno le donne, queste donne che gli rimangono fedeli. E come esce dal carcere, indovina dove va? Va a casa di Don Bosco a Torino. La prima tappa va da Don Bosco, perché con Don Bosco c'era un rapporto, diciamo, di odio e di amore. C'era qualche cosa che li legava e Don Bosco sappiamo benissimo che era un personaggio molto, molto profondo, molto enigmatico. Non è certamente il santo dei semplici oratori, di far giocare i bambini.
Pensa che Don Bosco aveva una particolarità, guardava in faccia una persona e gli diceva quando moriva. Un giorno era per Torino, passa un ragazzo, garzone di un fornaio, che aveva fretta, lui dice: è inutile che abbia fretta, tanto tra una settimana morirà. Detto fatto, la settimana esatta, viene travolto da una carrozza e viene ucciso. Tant'è che la gente comincia ad avere anche paura di questo, e il questore di Torino va da Don Bosco dicendo: guardi, reverendo, stia attento con queste cose, perché la gente è proprio il terrore di lei, no? Quindi veramente era un personaggio molto molto inquietante, molto molto potente, che lo ritroveremo più avanti quando parleremo di un altro Davide. mestiere. Grignaschi lascia appunto poi la casa di Don Bosco e si dirige a Nizza di Francia. Nizza era diventata francese da poco, dove morirà, dove è accolto innanzitutto come un messia. Poi morirà e sarà sepolta appunto a Nizza. Attenta, nel 100 anni dopo circa, siamo nel 1950, questo piccolo prete fa ancora paura. Allora una task force di sacerdoti vanno a Viarigi, passano casa per casa e raccolgono tutte le ampolle del sangue, il famoso sangue luminoso, e il crux de cruce, il famoso Vangelo di Grignaschi. E spariscono. Nessuno sa, probabilmente sarà in qualche cella del Vaticano, in qualche segreta del Vaticano. E niente, di Grignaschi non si deve parlare. Qualcuno, chissà chi, va a Nizza di notte, distrugge la tomba di Grignaschi, la polverizza, prende le ossa e le va a disperdere, prende una barca e le va a disperdere in mare aperto, affinché nessuno potesse più recuperarle. Perché così tanto accanimento nei confronti di un prete che in fondo diceva soltanto di amarsi, parlava soltanto di cose buone, legittime, ma faceva veramente paura. Come faceva paura l'altro personaggio che hai citato, che è David Lazzaretti, qualche anno più giovane. Qui siamo sul Monte Labro, una delle cime del Monte Amiata in Toscana, nella provincia di Grosseto, una zona Giorgio, scusa, bellissima. ti interrompo. Lazzaretti e Grignaschi si sono incontrati, si sono influenzati. Grignaschi e Lazzaretti? Sì, Grignaschi dà un accenno a Lazzaretti, c'è una sorta di incontro. Si parla di Grignaschi che ad un certo punto va nella zona dell'Italia centrale e ci sono buone probabilità che incontri David Lazzaretti e da lui passa a lui il suo segreto. Tant'è che Lazzaretti poi, in un certo senso, continuerà il credo di Grignaschi, diventando molto più famoso di Grignaschi. Di Grignaschi, prima che scrivesse questo libro, pochissimo se ne sapeva. David Lazzaretti invece ha ancora un seguito, ancora oggi c'è una chiesa giurisdavidica, sono in pochi e saranno una decina, ma c'è ancora una chiesa sul monte Labbro, lì appunto nel gruppo della Miata, che segue ancora i suoi insegnamenti. Ti dicevo, Lazzaretti era un carrettiere, era un barocciaio, era uno che portava del materiale da questa zona del Monte Amiata anche a Roma, diciamo nelle varie destinazioni. Un carrettiere, ignorante, bestemmiatore, non aveva nulla di religioso, ma ogni tanto ha degli attacchi di febbre altissima, che supera i 42 gradi, che lo fanno svenire e gli danno delle visioni molto molto importanti. Non ti sto ad elencare tutte queste crisi, ma in una di queste, ad esempio, sogna, vede un uomo, un antico guerriero, e scavando in quella grotta dove si era rifugiato per questo attacco di febbre, scavando con le proprie mani, porta alla luce lo scheletro, questa armatura, con dentro uno scheletro, di questo antichissimo soldato. Quindi aveva queste visioni, e queste visioni lo portano a creare una comunità religiosa. A differenza di Grignaschi, lui vuole riformare la Chiesa. A Grignaschi interessava soltanto il suo messaggio d'amore, creare in questo piccolo paese la sua Gerusalemme celeste. Lazzaretti no, vuole fare le cose più in grande. Vuole riformare la Chiesa. E addirittura lui, umile carrettiere, riesce ad essere ricevuto da Papa Pio IX, riesce ad essere ricevuto dalla Regina Vittoria, ad
riesce ad essere ricevuto dal conte di Chambord. Allora, il conte di Chambord era molto legato a Béranger Saunier di Rennes le Château ed era il pretendente al trono di Francia. Se non ci fosse stata la Repubblica, il re di Francia sarebbe stato questo conte di Chambord. E allora, un po' come se oggi uno parte da questa zona e va da Papa Francesco, poi va da Re Carlo III in Inghilterra e va dai Borboni a Parigi e viene ricevuto nei loro palazzi. Mi sembra abbastanza strano che ciò avvenga. Lui e Lazzaretti hanno queste porte Vabbè, sicuramente il mistero di cui era diventato custode non era piccolo. e quindi viene accolto da questi grandissimi personaggi che in un certo senso danno credito alle cioè addirittura dicono che Pio IX lo ha ascoltato attentamente perché David Lazzaretti voleva completamente riformare la Chiesa. Voleva formare il regno della Repubblica, cioè un'antitesi, no, della Chiesa, e crea anche una sorta di simbolo come due C che aveva addirittura qua una voglia qua sulla fronte, due C, sembrava quasi il simbolo di Gucci, quasi lontano con una croce in mezzo, e che gli era venuto spontaneamente. Questo era il suo simbolo. E in cima al Monte Labbro crea una comunità di più di 1.000 persone, 1.000 persone come a Viareggio, più o meno anche Grignasca a Viareggio aveva 1.000 persone come seguito, che credono in lui e vogliono riformare la Chiesa. Lui pensava veramente molto molto in grande. Aveva poi di questi episodi stranissimi, ad esempio in cima al Monte Labbro, una giornata nitida, vede un'isola nel Mediterraneo, che è l'isola di Montecristo. E decide che deve andare là e si fermerà per un lungo periodo da solo in quest'isola. Cosa mangiasse, cosa bevesse, nessuno l'ha mai saputo. Probabilmente riusciva a sopravvivere con quasi nulla, perché non c'era veramente nulla, era completamente disabitata. Ma deve portare a termine un percorso che lo porta appunto a Montecristo, lo porta a Parigi, lo porta a Londra, lo porta a Roma, ma soprattutto lo porta in cima al Monte Labbro. Questa cima della Miata diventa il suo simbolo, ma dal monte lui deve scendere, scenderà per fare una sorta di messaggio per tutte le genti, siamo nel 1878, ma purtroppo in basso, ad Arcidosso, all'inizio diciamo della salita, viene ucciso, gli spara un soldato un colpo in fronte. E addirittura temendo ritorsioni, la sua salma non viene accolta lì ad Arcidosso, ma viene portata in un paese vicino, Santa Fiora. Alcuni dicono che la sua testa sia stata tagliata e l'abbia presa e sia finita nella famosa collezione di Cesare Lombroso a Torino. Voi sapete che Lombroso era abituato a prendere le teste, ad esempio, dei banditi, ok? E diceva in base a come era la fisionomica, uno era un delinquente o meno, no? E la gente ci credeva questo. Nel museo Lombrosiano, che è ancora visibile a Torino, abbiamo i reperti di questo genere. E girano voci che anche la testa di David Lazzaretti sia finita nelle mani di Lombroso, ma non vi è la certezza. Quello che conta è che, a differenza di Grignaschi, in cima al Monte Labbro lui crea una chiesa vera e propria, che si chiama una chiesa dedicata a Maria Maddalena, delle case, diciamo un centro. E nel 1950, ecco, tutto negli anni 50 del Novecento, diciamo un centinaio d'anni dopo, l'artiglieria dell'esercito italiano decide che l'immagine che state vedendo in cima al Monte Labbro debba diventare il punto in cui i cannonieri si devono esercitare, quindi i soldati, gli ufficiali, i sottufficiali dell'artiglieria piazzano i cannoni alla base del Monte Labbro e hanno come obiettivo quel forte, quella struttura che vediamo in alto, e sparano cannonate. Io dico, con tanti posti proprio lì, stranamente proprio lì. Ebbene, succede una cosa molto particolare, che non c'è stata una cannonata che abbia raggiunto l'obiettivo. Raccontano persone del luogo che vedevano appunto sparare,
mirare esattamente lì, ma un qualche cosa, come una mano invisibile, prendeva questa palla di cannone e la spostava. E la struttura è tutt'oggi visibile e visitabile. Vi sono stato diverse volte. È un luogo veramente magico, incredibile. Un E luogo di anche questo. potere. E allora tu a un tratto nella dimenticata parli di Lazzaretti dicendo che insomma lui ha scritto dei libri che comunque sono andati persi. Tu riesci a cogliere alcuni passi e ne porti qualcuno integrato. La miseria dei popoli deve essere sollevata dall'intervento dei ricchi che dovranno dare lavoro e fare opere di fraterna carità. Ogni persona deve pagare una tassa calcolata sul suo guadagno certo e netto. I codici e le leggi devono essere scritti in modo chiaro per essere compresi da tutti. I processi devono essere sbrigati in pochissimo tempo e con poca spesa. Il voto di celibato dei sacerdoti è libero. Il denaro non deve essere sepolto negli scrigni, ma deve essere messo in circolazione a beneficio della società. Il giornalismo deve essere frenato nei limiti della verità e della giustizia. E concludi, ricordo a beneficio di inventario che tutto ciò non è stato scritto una settimana fa, ma più di un secolo fa. No comment. No, no comment, bravissimo. Mi ha colpito molto questo, l'ho voluto riportare nel libro. David Lazzaretti, ripeto, umile barocciaio, umile carrettiere, coglie nel segno di tanti aspetti, del celibato, della ricchezza, dei processi, di tantissime cose, le stesse cose che ci toccano oggi stesso. C'era una sorta anche di amore libero in questa comunità sul Monte Labbro. Non esisteva una discriminazione per chi era omosessuale, per le donne lesbiche, per le donne che volevano avere un ruolo, non vi era assolutamente discriminazione. E siamo nella seconda metà dell'Ottocento, ripeto, dell'Ottocento, in una zona sperduta della provincia italiana. David Lazzaretti ha delle intuizioni geniali, ha un grandissimo senso di libertà, perché l'uomo nasce libero e deve restare libero. Purtroppo questa gabbia ce la troviamo ancora oggi e queste maglie di questa gabbia sono sempre più strette. Diciamo che spero soltanto che il sacrificio di Lazzaretti non sia stato vano, perché lui ha veramente colto nel segno e ha scritto queste cose in un'epoca a noi lontanissima, ma tremendamente attuale. Brava Eliana che hai colto questo aspetto del mio libro, perché era stato molto bello trovare questi manoscritti, questi testi e riportarli. E soprattutto la Vai, vai, mia vai. dimensione, l'aspetto di importanza della donna dentro la Chiesa, sia per lui che per Grignaschi. Parliamoci chiaro, oggi siamo nel 2022, ma la donna nella Chiesa è o la suora o la perpetua, non ha un ruolo così importante. Più di 100 anni fa per loro aveva un ruolo veramente importante. Era il dio donna che aveva tramandato questo. E tra l'altro il culto della donna come discendenza da Gesù Cristo è rappresentato dalla Maddalena e non dalla madre di Brava, brava, esattamente. E Maria Maddalena, tant'è che nella zona dove io, perché frequento sempre Arène-le-Château, il sud della Francia, è normale nelle tombe antiche trovare in croce una donna, che non è la Madonna, è Maria Maddalena. Non c'è Gesù in croce, ma c'è una donna, nelle tombe dell'Ottocento. E in questa località Maria Maddalena è preponderante. Addirittura Arène-le-Château, la Madonna c'è, ma è dietro l'altare. È come se fosse un ospite. La regina della chiesa è Maria Maddalena. La stessa cosa che dice i templari adoravano questa figura e adoravano anche il Battista, più di E Gesù. allora, E quindi
C'è un caso. legame tra le storie del Grignaschi e del Lazzaretti con la Francia, in particolare con René Château. Certo. Sì, però aspettate un attimo, perché poi ci sono talmente tante di quelle informazioni che ci state dando questa sera di straordinario interesse. Naturalmente non ho potuto farne a meno dal chiedermi idee così fuori contesto, fuori tempo e fuori contesto. Come furono partorite? Era frutto del loro sacco o in qualche maniera era stata quell'esperienza mistica a favorire? Cioè tu, Giorgio, che idea ti sei fatto? Come che avevano strutturato una comunità così avanguardista rispetto alle idee del 1800? Di metà del 1800, insomma. Perché anche oggi si fa fatica, eh? Sicuramente loro erano personaggi ovviamente carismatici, ma nel caso di Grignaschi è stato l'insegnamento quello che ha avuto da Maria Giovannone, che gli ha dato un segreto, un grande segreto. E lei utilizzava degli anelli, uno d'oro e uno d'argento per parlare con la Madonna. Probabilmente gli ha dato questi anelli, o questi anelli erano un simbolo, diciamo, esoterico. Per quindi lui assume questa capacità anche di avere episodi di bia e trilocazione, perché prima di arrivare in questo paese era un sacerdote normalissimo. Nel caso di Lazzaretti sono questi attacchi di febbre altissima che praticamente lo mettono in contatto con un altro mondo. Probabilmente muore, perché la febbre, che addirittura mi sembra in un certo caso abbia raggiunto i 45 gradi, cioè gli sarebbero scoppiate le sinapsi nel cervello, cioè sarebbe morto. Probabilmente muore. Ma quello che vede, quello che ottiene, è questo grande dono di riformare la gente. Perché poi all'atto pratico tutti e due volevano semplicemente una cosa: liberare l'uomo, liberarlo da questi vincoli, da queste paure. Tant'è che negli ultimi tempi anche Lazzaretti non voleva più aderire al credo cristiano, cattolico, apostolico, ma fonda lui stesso una nuova religione. Una nuova religione che avrebbe dovuto liberare l'uomo, ma purtroppo una pallottola in fronte ferma il suo progetto. Nel caso di Grignaschi, probabilmente a Nizza riesce ad ottenere qualcosa, perché quando torna là a Nizza viene accolto come un messia e vive ancora una decina di anni prima di morire. Ma purtroppo di questo periodo nizzardo non vi è nulla. Mi piace pensare che da Nizza sia andato in altre zone, Saint-Marie de la Mer, Le Château, ecco, che non si sia fermato in questa città di mare. Comunque entrambi sono latori di un grande messaggio, sono i postini di un grande messaggio che arriva da lontano e che loro cercano di tramandare alla povera gente del loro tempo, perché veramente nella loro epoca la gente viveva di paure, era una sorta di nuovo medioevo, c'era la paura atavica ancestrale della morte, del fatto del peccato, della Chiesa che era l'unica forza risanatrice, e non a caso in quest'epoca i sacerdoti la fanno alla grande, riuscendo ad ottenere anche prebende molto molto vantaggiose, no? Perché tipo, non so, una persona che si era comportata male, dicendo: se tu lasci tutti i tuoi beni alla Chiesa sarai salvato. Anche questo è importante. Lui Giorgio, vuole una domanda. riformare. Questi due personaggi molto carismatici, più che fondare una religione, non sarebbe forse più corretto dire che sono ritornati alle origini dell'insegnamento di Gesù Cristo e di Maria Maddalena? Quindi Certo. hanno voluto riportare all'origine, all'ovile, la Chiesa. Certo, assolutamente, assolutamente verissimo questo. Loro volevano purificare la Chiesa, togliergli queste sovrastrutture. È lo stesso procedimento che fa Erasmo da Rotterdam, qui siamo nel 400-500, quando scrive l'elogio della follia, la follia religiosa, la follia per cui credere in Gesù Cristo ti dà questa sorta di follia e solo i folli possono cambiare il mondo, lo dice Erasmo, siamo secoli prima. Loro vogliono ritornare veramente a questo
purezza della religione, alla vera religiosità, che invece è stata poi soppiantata, soprattutto pensiamo al Papa che è presente in quegli anni, che è Pio IX, che è un Papa reazionario, un Papa veramente che ha poco a che spartire con i veri dettami del cristianesimo, è un Papa di potere. Sono i papi che si offendono perché l'Italia vuole riavere Roma e quindi si chiudono nei loro palazzi vaticani. Non c'è una sorta di apertura, cioè, sono papi guerrieri ancora. E loro vogliono riportare veramente la religiosità di origine a quello che era e che doveva essere ancora. Ma qualcuno li ha fermati. Nel caso di Grignaschi un processo, nel caso di Lazzaretto una pallotta. Senti, c'è una Giorgio, bella. lei come col dono della multilocazione per essere l'insegnante di storia e filosofia di tutti i nostri figli. Brava. Perché io Brava. forse mi sono dimenticata di dire che il professor Baietti è ordinario di storia e filosofia. E quindi i suoi allievi siete, ma ora mi rivolgo a loro, siete molto fortunati. Assai. Grazie, troppo buona, troppo buona. C'è una domanda che sta arrivando, noi solitamente le mettiamo alla fine, ma questa è molto interessante e mi piace anche sentire la tua opinione. Giorgio, la Chiesa attuale, che tu sappia, si è mai interessata a casi simili, a casi come questi? Sì, nel caso di Grignaschi, la chiesa locale ha voluto stendere una sorta di velo, cioè non parlarne, pur avendo mandato nel 1950 questi sacerdoti a requisire questo crux de cruce, queste ampolle di sangue. Ha proprio voluto fare una tabula rasa. Nel caso di Lazzaretti è stato in un certo senso passato come un folle visionario. E quindi è stata usata in un certo senso l'arma dell'ironia, dire che erano personaggi folli che hanno voluto esagerare. E anche messo l'aspetto sessuale. Grignaschi era solito, come Lazzaretti. Lazzaretti era regolarmente sposato, aveva figli, un maschio e una femmina. Il figlio si chiamava Turpino, tra l'altro. Però le donne che frequentavano questi due uomini erano visti come escort, no? Che quindi loro avevano la loro corte di donne. Invece non avevano capito nulla, perché loro davano importanza al femminino sacro. Non alla sacralità della donna, ma proprio a quello che era l'emblema del femminino sacro. E magari gli piacevano anche le donne, uno addirittura era sposato, ma quello non mi interessa. Però viene in un certo senso banalizzato il personaggio di Grignaschi come quello che mette una donna, che sarebbe Domenica Lana, al centro del suo mondo e dice che è la sua amante, no? E questo è veramente riduttivo, molto riduttivo. La Chiesa diciamo che stende poi un pietoso velo su tutto e non se ne parla più. Chiaro. Dai, quindi ritorniamo in Francia. I Sì. legami delle storie di Grignaschi e David Lazzaretti con la Francia, in particolare con René Château. Va bene. René Château è un grande mistero, un grande enigma, un paese di 70 abitanti appollaiato su una collina nel sud della Francia, verso i Pirenei, a 50 km a sud di Carcassonne, dove succede qualcosa di strano, di enigmatico. Sempre in questi anni, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, quando un parroco, Béranger Saunier, a un certo punto diventa ricco e altrettanto strano, ecco l'immagine, e riesce a costruire un piccolo impero in questo paese con una torre dedicata a Maria Maddalena, una villa dedicata a Maria di Betania, quindi Maria Maddalena, e tante altre cose, cambiando completamente questo paese. Ma è un paese strano, un paese dove c'è un qualche cosa di magico, qualcosa di diverso. Ad esempio, in questa zona i Templari non sono finiti il famoso venerdì 13, 1307. Per cui si dice che porta male venerdì 13, no? Ma continuano fino a una cinquantina di anni dopo a girare tranquillamente con i loro abiti, con la croce patente rossa, e siamo in Francia, nonostante per legge sia il Papa Clemente V che Filippo il Bello avessero Bello. detto che erano finiti. A René Château continuano. Qui ci sono i Catari, tra l'altro anticipo che per la Verde Chiara uscirà un mio libro sui Catari per Natale. Quindi ci rivedremo. I Catari sono
dovremmo fare una puntata perché sono un universo, Ecco, lo facciamo, un dai, lo facciamo, ci prenotiamo già adesso. Sei prenotatissimo. Assolutamente. E poi lì di fronte, vicino a Relais Château, c'è una montagna, la montagna dei più grandi enigmi, che si chiama Monte Bugarach, soprannominato anche Sinai Nero o Monte Cavo. Io ricordo soltanto questo: nel 2012, quando doveva finire il mondo secondo il calendario Maya, una troupe di Mediaset, di cui faceva parte l'amico Marco Berry, è partita appunto da Milano, dagli studi Mediaset, con telecamere e quant'altro, per fare una ripresa in questo paese che doveva salvarsi dalla presunta fine del mondo. Vanno a Bugarash e qui tutte le telecamere si rompono, tutte. I telefonini si rompono tutti e hanno dovuto fare il servizio telefonando, andando a casa del sindaco e chiamare appunto gli studi di Cologno Monzese. Me l'ha raccontato Marco Berry, con quale c'è un rapporto di amicizia, come con Roberto Giacobbo, con quale collaboro fattivamente ancora oggi. Quindi è un paese strano, misterioso. C'è una montagna dove ogni tanto qualcuno sparisce, qualcuno entra in una grotta e sta lì un'ora ed esce, sono passati 5 anni. Magari faremo una puntata perché è una Missing montagna veramente time, sì. misteriosissima e dove vi è un antico sentiero, detto sentiero dei Capri, dove basta camminarci sopra che si sentono determinate situazioni ed emozioni. Dico soltanto che per arrivare a questo sentiero c'è un piccolo ruscello. Allora, vi dico questo, sembra che me lo sia inventato, ma vi garantisco che è vero. Questo ruscello è il confine tra un mondo che te ne apre un altro. Allora, un gruppo di persone mi aveva chiesto di accompagnarle a Relais Château. Io stupidamente avevo accettato. Ho fatto centinaia di viaggi, ho avuto anche una casa in affitto da uno scrittore inglese, di Robert Garin, e aveva fatto un tempo secco per mesi, non aveva piovuto una goccia, di fatto, ma quel ruscello sarà in secca. Queste persone non mi piacevano, erano persone così a pelle. Arriviamo là, questo ruscello sembrava l'Oceano Pacifico in tempesta. Io ho detto: guardate, qui attraversarlo è rischioso. E allora non siamo attraversati. L'anno dopo, un gruppo di persone che facevano Reiki, yoga, diciamo spiritualmente, diciamo più affini, e comunque non volevano il tesoro materiale, mentre quegli altri sicuramente volevano andare là per rubare, depredare e quant'altro. Aveva piovuto 2 mesi, proprio una pioggia, pioggia, pioggia. Ho detto tra me: se l'anno scorso, che era in secca, quel ruscelletto era l'Oceano Pacifico, adesso cosa sarà? Il mare dei Sargassi, più l'Oceano Atlantico, più l'Oceano Indiano, cosa sarà? Le onde alte 10 metri. Arriviamo là, era in secca. Ci ha permesso di attraversare. C'era una donna, una signora di 80 e più anni, che ha agevolmente attraversato questo ruscelletto, e una signora, una persona molto dotata, molto dotata a livello spirituale, ma soprattutto anche curativo, si è fermata su una pietra a metà percorso ed è stata lì immobile come una statua di sale, ma per 2 ore pulite, non si è mossa. Sembrava in trance e guardava la montagna, guardava appunto questa montagna. E quando si è poi ripresa, ha detto: guardi signora, dobbiamo tornare, no? E mi ha detto che aveva vissuto un'esperienza incredibile, pazzesca. Con noi c'era anche un radiestesista che è anche una persona che trova l'acqua, un rabdomante, ma attento, che tipo di rabdomante? È un signore che lui va con i suoi strumenti in un prato, se uno lo chiama, e dice: qui a 30 metri c'è l'acqua, scavata a 30 metri la trovata. Però si porta un libretto d'assegni e dice: se a 30 metri non c'è l'acqua, quindi tu hai dovuto pagare una ditta, che quindi uno scavatore che ti prendono delle cifre che dire da ladri e dire poco, e i soldi, metti 5.000 euro, te li do io. Non ha mai pagato un centesimo, perché dove dice che c'è l'acqua, c'è. Ebbene, con i suoi strumenti, in gradi Bovis, ha detto che in quella zona c'era un'energia pazzesca, il pendolino gli scappava di mano. È una zona veramente molto, molto particolare. Io, fatti conto che avevo davanti a me, sentivo un ronzio in testa fortissimo su questo sentiero, e c'era una persona davanti a me con uno zaino. Io credevo avesse una radiotrasmittente. Quando gli ho chiesto appunto di farmi vedere cosa avesse, lui mi ha aperto, non so, un panino, una bottiglia d'acqua, una maglia. Una signora che era con noi sentiva dei bambini, diceva: dove sono quei bambini che cantano? Un'altra diceva: ma chi è che suona il pianoforte qui in mezzo al nulla, in mezzo alla montagna? E
particolare. Poi c'era una coppia, marito e moglie, che ci prendevano anche in giro, dicevano: ma sì, credete alle favole un po', e non hanno sentito niente. Pochi mesi, tornati dal viaggio, si sono separati, perché già durante il viaggio c'era una crisi tra loro due, quindi le loro menti erano occupate, diciamo, a litigare. Erano andati lì forse per riappacificarsi, ma questo luogo non li ha deciso che era meglio che si lasciassero. E quindi non ci hanno preso in giro su quello. Ma ci sono episodi che potrei raccontarvene fino a mezzanotte e oltre, di persone andate lì e passare delle ore e ore e ore, poi sono passati 5 minuti. Ma non uno, ma ne ho intervistati decine e decine, Ma e scusami, attenzione. scusami Giorgio, ma che idea? Perché qua stanno arrivando domande, io do un'occhiata alla chat. Ma che idea ti sei fatto di questi fenomeni di missing time? Com'è che in quella particolare zona sono così frequenti? E tra l'altro anche importanti, cioè non si tratta di slittamenti temporali di 5 minuti, qua si parla di ore se non giorni addirittura. Beh, è una montagna, sì, che dicono che innanzitutto la chiamano Sinai Nero, ed è una montagna che geologicamente è un assurdo. Ecco perché l'attento, e questo non lo dico io, ma valenti studiosi, la parte più antica è in alto. Cioè, gli strati geologicamente che si sono formati primi sono in alto, la parte più in basso è più nuova. È come se la mano di un gigante, Dio, avesse preso questo pane di roccia e l'avesse girato. Sì. Attenzione, lo dicono fior di studi, quindi la parte più antica non è in basso ma in alto. Come ha fatto a nascere prima quella parte in alto e poi la parte in basso? È come se io ti dicessi: costruisci una casa e Dal inizi tetto. dal tetto, queste sono le Sì, infatti. fondamenta. Oppure formiamo un bambino, prima la testa, le braccia e poi i piedi, ma se i piedi glieli mettiamo dopo. È molto strano. Io penso, alcuni dicono che c'è un grande giacimento di uranio, grandissimo, tant'è gli aerei non la sorvolano perché i loro strumenti impazziscono, però viene anche chiamato il monte delle apparizioni degli UFO, e quindi ci sono luci notturne e quant'altro. Io dico che è un luogo, forse mi piace pensare, è un luogo alchemico, un luogo che è sfuggito al creatore. A un certo punto ci abbiamo la normalità, lì si vede che il creatore si era allontanato un momento, ha fatto preso una pausa, e in quella pausa ha creato Bucarest, perché è veramente una montagna particolarissima. Se dovessi raccontarvi tutti gli episodi storicamente provati, non sto raccontando delle favole, anche gente che mi ha contattato personalmente, e attenti, io dico sempre do ut des. Non hanno voluto né denaro, perché uno dice: sai, ti racconto una storia, mi dai 10.000 euro, vabbè. Oppure chiedi al tuo amico Giacobbo di farmi andare in TV, divento famoso. No, assolutamente non hanno voluto lasciarmi né nomi, né hanno voluto nulla. Anzi, si vergognavano di aver avuto queste esperienze extrasensoriali. Ma lì è anche una zona, la zona di Renne, poi chiudo per le domande, dove c'erano anche una popolazione antichissima che erano i Cagò. I Cagò erano una popolazione che avevano le mani e i piedi palmati come le anatre, e venivano utilizzati ad esempio dai templari per costruire una chiesa. I templari danno un incarico a questi Cagò di costruire una chiesa a pianta ottagonale in cui si cade. Io non vi dico dov'è, lascerò poi la mia mail, no? Quindi se volete poi metterla, chi mi trova Diciamolo, contatto. l'abbiamo già messo in descrizione a questo video, Bravo, per bravo, cui poi alla fine, bravo. se volete contattare Giorgio Baietti per Bene, avere ulteriori informazioni, scrivete a quelle mail. bravo, li metto al centro di questa navata e mi metto dietro, perché uno non se ne accorge e cade all'indietro. Quindi, sai, prima di evitare di battere il cervelletto per terra, insomma, è da evitare. E hanno fatta questi personaggi Cagò che sono vissuti in questa zona. E ci sono dei riferimenti fino all'epoca napoleonica, se non sbaglio, che proprio c'erano sempre due acque santiera, perché nell'acqua santiera normale, cioè, loro non potevano mettere la mano perché la gente aveva schifo di loro. Li chiamavano lebbrosi, non erano lebbrosi, avevano le mani e i piedi palmati come le anatre. E faccio una domanda: a che cosa servono le mani e i piedi palmati per nuotare? Allora cos'erano? Reminiscenze di Atlantide? Sicuramente, insomma, avevano a che fare con l'acqua, se no, Non se... servirebbe. certo. E Bucarest doveva essere, come vedo nell'immagine, una delle due
due o tre località mondiali in cui sarebbe, non si sarebbe avverato il calendario Maya. Tant'è che a Bucarest è normale sentir parlare in inglese perché hanno comprato casa qui, neozelandesi, inglesi, americani, no? Quindi ci sono più gente che parla inglese che gente che parla francese. Ma è veramente un posto spettacolare. Come Ritorniamo a tutto. René Château perché quella comunque era un aspetto interessante, che fa il palio con le cose che ci hai raccontato qui in Italia. Certo. Soprattutto per l'abate Saunière, la vicenda dell'abate Saunière Grignaschi. sì. Abate Saunier, il re Le Chateau ha preso una fama pazzesca quando poi è uscito il Codice da Vinci, Sì, che certo. parla di re Le Chateau senza mai citare re Le Chateau. Ad esempio, il poliziotto si chiama Bézu Fasce. Bézu è il forte templare che vi dicevo, dove i templari continuano a essere templari. E Saunière, no? Quell'archivista, no? Quello che muore subito, Saunière, e appunto è Béranger Saunière. A René Château sono successe delle cose eclatanti, sono arrivati dei personaggi eclatanti, come ad esempio vi è venuto François Mitterrand, il presidente francese, John Kennedy, sono venuti Debussy, il musicista, Erik Satie, e soprattutto Jules Verne e Maurice Leblanc. Allora, Maurice Leblanc è l'inventore di Arsenio Lupin, e ambienta tutti i suoi romanzi in Normandia. Ma se tu leggi tra le righe questi romanzi, vedi che dalla Normandia ci sono dei dettagli dall'altra parte di Francia, dal sud della Francia, appunto dove c'era il Le Château. E Jules Verne lo stesso. In un romanzo strano di Jules Verne, che si chiama Clovis d'Ardentor, si parla di un viaggio dalla Francia, appunto dal sud della Francia, all'Algeria, e guarda caso, il capitano di questa nave si chiama Bugarash, come la montagna. Vabbè, Sì. fanno sempre ritornare questi nomi, abbiamo capito, c'è qualcosa che li lega. Senti Assolutamente. Giorgio, a proposito di legami, noi conosciamo la figura di Don Bosco per gli oratori salesiani, per quello che ha fatto indubbiamente per i giovani, però mi sa che c'è qualcosa in più. Quindi io ti chiedo, intanto il legame dei protagonisti del libro, quindi Don Grignaschi e Davide Lazzaretti con Don Bosco, e qualche chicca in più su quest'uomo che tanto ha fatto a tal punto da quando era vivo non era ben visto dalla Chiesa, è stato parecchio osteggiato, diciamo per usare un eufemismo. Poi, non potendogli più andare contro dopo morto, è stato fatto santo. E a questo punto ti lascio la parola chiedendoti qualche chicca in più e il legame che c'era con i due protagonisti. Bene, è particolare questo legame, sia con Grignaschi che con Lazzaretti. Don Bosco, innanzitutto entrambi vanno a casa sua al Valdocco, in questo quartiere di Torino, sia Grignaschi quando esce dal carcere e sia Davide Lazzaretti. Nel caso di Grignaschi addirittura Don Bosco andrà via Rigi a convincere la gente a lasciare Grignaschi. Ed è molto strano questo perché passa casa per casa con la sua grande arte oratoria, convince questi paesani ad abbandonare il credo grignaschino. Però, nonostante tutto, allora tu dici, erano nemici? No, perché in un certo senso c'è un qualcosa di molto più profondo. Tant'è che Grignaschi, come esce dal carcere, sente la persona più importante per lui è proprio Don Bosco, colui che in un certo senso aveva distrutto il suo regno a Via Rigi. Davide Lazzaretti lo stesso, quando passerà da Torino andrà da Don Bosco e si fermerà per un certo periodo e ci sarà uno stretto contatto tra i due. E sono su posizioni diametralmente opposte, perché Don Bosco faceva comunque parte della Chiesa, e Lazzaretti la voleva completamente riformare, la chiamava la Repubblica del Regno di Dio, voleva fondare addirittura una Repubblica, no? L'aspetto che invece a me colpite molto come chicca è quello che riguarda un paese, sempre in Piemonte, dove Don Bosco veniva chiamato da un sacerdote che si chiamava Giovanni Battista Fenoglio, che verrà assassinato la notte del suo compleanno il 29 luglio del 1875. Perché viene assassinato? Forse perché
In chiesa metto una strana via crucis, ma di quale ne riparleremo. Amava chiamare Don Bosco tutti gli anni. Don Bosco saliva sul pulpito, diceva una predica, ad un certo punto immischiava delle parole subliminali che venivano colte da coloro che avevano rubato. Lui le chiamava le messe di restituzione. Ossia, Don Bosco diceva una predica, poi diceva delle parole intellegibili che nessuno capiva, ma chi aveva rubato sì. Toccava nell'animo le persone che avevano rubato. E il lunedì, il giorno dopo, davanti alla chiesa veniva lasciato nella notte, ovviamente, il maltolto. Quindi, quando Don Bosco veniva a fare queste messe di restituzione, il mattino dopo si trovavano tutti gli oggetti che erano stati rubati. Pensa se facesse una messa così oggi in certi ambienti. Riempiresti piazza di Montecitorio, eh? Sì. Sì. Senti, quindi qual era il dono di Don Bosco secondo te? Il segreto, vabbè, era un grande iniziato. Lui viene banalizzato, banalizzato appunto col santo degli oratori, santo dei bambini, l'inventore dei salesiani. A parte che i salesiani sono una potenza nella Chiesa, Economica, sono la più sempre grossa. stati identici con i gesuiti. Anche questo è particolare, c'è sempre stata una sorta di amore e odio, forse più odio che amore, con i gesuiti. Lui era un grande iniziato, era un personaggio che, come hai detto giustamente tu, finché è stato in vita non veniva in un certo senso malvisto, era malvisto dalla curia. E dopo morto l'hanno voluto, a mio avviso, rinchiudere. La Chiesa ha trovato questo escamotage, lo ha rinchiuso dentro questo ruolo di pedagogista, di inventore di scuole, inventore di oratori dove facevano giocare i bambini, no? Molto molto riduttivo, forse perché c'era paura di dire che cosa poteva essere veramente questo santo Sì. che era veramente molto molto potente. Come ho Di detto cui in prima, effetti non c'è un conosciamo vita e miracoli, e neanche la morte in realtà. Certo. Ma è un po', Eliana, come la figura di Jules Verne. Jules Verne viene inteso un po' come lo scrittore dei bambini, no? Dalla terra alla luna, no? Quando io mi ricordo quando ero bambino si usava regalare libri, bella, bella abitudine. Oggi regali gli iPhone da 1600 euro. Ai miei tempi si regalava un libro e mi ricordo che era normale alla comunione, alla cresima, un compleanno, che arrivasse qualcuno con un libro di Giulio Verne, no? Italianizzato, dalla terra alla luna, cioè. E veniva appunto preso come uno scrittore per bambini, per ragazzi, e invece anche Jules Verne era qualcosa di molto, molto più misterioso, molto più grande, tant'è che è molto dentro al mistero di René Le Château. Ma vedi, a mio avviso, è un'arma che viene utilizzata da questi potenti, che sia la Chiesa, sia lo Stato, sia un potere materiale o spirituale, per banalizzare un personaggio scomodo, soprattutto esoterico. Don Bosco, Jules Verne e tanti altri. Vengono ghettizzati così, e quindi lo scrittore di fantascienza, quello che inventa, non so, delle cose prima che vengano realizzate, il santo degli oratori, è un'arma molto efficace, ecco. Sì. Allora, prima di andare avanti con la nostra chiacchierata, sicuramente ci sono altre cose che ha messo in programma. Paola chiede, Francesco, puoi chiedere se nel prossimo libro sui Catari ci sarà qualche riferimento ai legami con San Francesco d'Assisi? Grazie. Certo, certamente, certamente. Sì, bene. Non voglio anticipare nulla, però certamente. Ma E tanto ci hai già soprattutto promesso che verrai a presentarlo anche qui. assolutamente, assolutamente. Ok. Soprattutto la parte italiana, perché i Catari erano in Francia, nella zona di Sì, René Le Château, diciamo. Se tu prendi una cartina della zona di René Le Château, è scritto Paese Cataro, Pays Catar. Ma i Catari erano anche in Italia, ad esempio vicino a Monza c'è Concorrezzo che aveva una chiesa grandissima, erano tantissimi Catari in questa zona. E poi c'è Monsegur, c'è Querius, ci sono queste fortezze, questi nidi d'aquila che si stagliano verso questo cielo del sud della Francia. C'è un sì. interesse anche forte da parte di Hitler, da parte di Otto Hahn, da parte di tedeschi che vanno in questa zona per fare delle ricerche specifiche sui Catari. Sì. E c'è
Dato che ho un po' la fissa del femminino sacro, c'è un episodio che mi piace ricordare dell'addetto della pazza di Montcalm. La pazza di Montcalm era una donna bellissima, assomigliava a te, Liana, che girava. Io non l'ho vista nell'Ottocento, In vabbè. ogni senso, va. Eh? In ogni senso, la pazza. Ecco, la pazza di Montcalm era una donna bellissima, molto affascinante, molto aristocratica, che nonostante tutto girava completamente nuda in cima a queste montagne. Montcalm è una delle cime dei Pirenei. E per i ben pensanti dice uno scandalo, no? Come mai una donna gira nuda su queste montagne? Cacciatori la braccavano, la prendevano, la portavano a valle, la rivestivano, lei si toglieva i vestiti e ritornava su. Finché c'è una sorta di interrogatorio e uno le dice: ma signora, perché parlava in un francese perfetto, la vedevi che era una donna anche molto colta, e dice: ma lassù ci sono i lupi, ci sono gli orsi, no? E lei diceva: i lupi e gli orsi sono miei amici e mi riscaldano. Io non ho paura di questi esseri a quattro zampe, io ho paura di quelli a due zampe, io ho paura di voi. E lei tornava su ed era felice su queste montagne. Ma purtroppo la caccia continua, viene presa, questa volta portata forzatamente in un monastero dove viene rinchiusa, rivestita e dove muore poco dopo. Forse la nostalgia di quelle montagne, di quel sole che risplende sulle rocce all'alba, dell'abbraccio dei suoi animali, era stato per lei fatale. Otto Rang, uomo dell'SS mandato da Rudolf Hess, quindi da Hitler, nel sud della Francia per fare delle ricerche sui catari, scriverà un libro bellissimo che si chiama Crociata contro il Graal. Si occupa dei catari, si occupa di questa pazza di Moncal, di questa donna. E questo emblema solare di questa donna libera, bella, che sfida il mondo, lo convince quando torna in Germania a strapparsi i gradi da maggiore dell'SS e a tornare a essere una persona normale, anche se lasciare l'SS non è come congedarsi da appuntato dei carabinieri. E viene trovato morto in cima al monte Kufstein, una delle cime della. E viene trovato praticamente morto di fame, di sete, si è lasciato morire come facevano i perfetti catari, i capi dei catari, che credevano più nella vita nell'aldilà che in questa. Quindi andavano in cima a una montagna, si mettevano in un posto guardando l'Oriente e si lasciavano morire di fame, di sete e di freddo, come gli stambecchi. Gli stambecchi, quando stanno per morire, vanno in cima a una montagna, si accasciano e guardano verso est e aspettano la morte o la vera vita. E così fa Otto Rang e così facevano i perfetti dei catari, questo popolo meraviglioso che è stato distrutto per volere di un re di Francia e del Papa Innocenzo III. Ma ne riparleremo. Sì, ne riparleremo. Nel frattempo, questa sera cominciamo con un appuntamento di cui abbiamo già parlato nelle settimane precedenti. Abbiamo, insomma, questa collaborazione in itinere con Verdicchiara Edizione, però lascio la parola dai a Eliana che, insomma, mi ha dato questa notizia, tra l'altro a puntata cominciata. Vi dico che lei ha subito un missing time. Ah, dai, a te Eliana, è giusto che ne parli tu. Bene, allora Giorgio diceva proprio che una tradizione molto bella che c'era una volta era quella di regalare libri. È una tradizione che non si è persa. Allora io ringrazio Sonia Borghi, che è la proprietaria di Verdechiaro Edizioni, nonché tua editrice. Perché alla nostra richiesta di regalare una copia del libro che avremmo presentato, ha risposto affermativamente e quindi invito tutti gli ascoltatori, che sono tanti e saranno tantissimi, ad acquistare La Dea Dimenticata, perché comunque è bello acquistare e regalare un libro. Ma stasera, con il sistema che ha elaborato di Noi apposito che abbiamo elaborato testo, noi, non cominciamo, se no mi scarichi la responsabilità di tutto. allora No, anche perché è stato così, insomma, l'abbiamo condiviso nella nostra chat sì, interna, no, no? vabbè, io ovviamente lo sai, mi
mi piace prendermi gioco di te, regaleremo, anzi Sonia Borghi invierà a casa del fortunato direttamente una copia della Dea Dimenticata e quindi ora Francesco ci spiegherà come fare per avere questo magnifico libro che io vi Sì. invito a acquistare, a regalarvi, a leggerlo durante il Ponte dei Morti per dare insomma un po' di vivacità a quel fine settimana perché non resterete delusi, anzi scoprirete tante cose interessanti e conoscendo il pubblico delle Ali del Bruco sicuramente resterete stregati. Sì, allora nel frattempo, come dire, mi organizzo anche qui perché ho fatto tutto di corsa adesso. Allora, in collaborazione con Verde Chiara Edizioni, naturalmente regaliamo questo libro. Noi abbiamo raffinato dall'ultima volta il procedimento, è molto semplice. Adesso vi facciamo una domanda, però senza fretta, perché se no non vogliamo lavorare sulla velocità, ma vogliamo lavorare sul pensiero strutturato, sui contenuti, sulle vostre sensazioni più, insomma, interessanti. Vi chiedo cosa vi aspettate di trovare, perché volete questo libro e cosa vi aspettate di trovare dentro la Dea Dimenticata. Poi questa sera facciamo come una variazione sul tema. Lasceremo che sia esattamente Giorgio a scegliere qual è la risposta che arrivate che è più convincente. Quindi adesso qualche minuto, quando vedrete, naturalmente sceglieremo, come sapete bene, fra le prime tre domande pervenute nella nostra chat, quando rivedrete spuntare il logo Letture Oltre Confine, ci mandate le vostre idee con l'hashtag. Che hashtag avevamo trovato? Letture Oltre Confine. Hashtag Letture Oltre Confine, e poi ci date il vostro parere su che cosa vi aspettate di trovare dentro il libro di Giorgio Baietti. La domanda, insomma, la risposta più convincente sarà premiata con il libro, che sarà direttamente spedita da Verde Chiara Edizioni. Esatto, tra l'altro quest'estate quando lessi questo libro, dalla lettura del libro alla telefonata a chiamare Giorgio Baietti è stato un tutt'uno. Sì. Perché allora Sonia mi disse: "Guarda, devi leggerlo perché sono sicura che ti piacerà". Quando lei dice così è È un stato prendere il così. libro e leggerlo. Sì. E l'ho letto. E immediatamente ho chiamato Giorgio, con cui poi chiacchierando ci sono un sacco di sono verificate un sacco di sincronicità anche temporali, di conoscenze comuni, Sì. perché lo chiamavo dal mare. Dice: "Ma io ho degli amici che vivono dove sei tu". Insomma, abbiamo ricostruito una rete di relazioni inaspettata. E allora, Giorgio, andando avanti, intanto che i nostri amici cominciano a pensare alle motivazioni per ricevere questa copia della Dea Dimenticata, volevo chiederti, tu non ti sei fermato a questi studi, ma anzi, diciamo che non ti fermi mai con i tuoi studi. Hai trovato nelle tue scorribande in giro per il mondo e per l'Italia dei luoghi di potere in Italia che potremmo definire la René de Château italiana? E Assolutamente, bravissima, te ne bravissima. vuoi parlare? Assolutamente, con grande piacere, perché guarda, non per vantarmi, questa è una mia scoperta assoluta. Io non abito più lì da molti anni, però sono nato appunto in quella zona e anche qua come ci sono arrivato? Il caso, sai, quello che mi prende per il colletto, mi mette nel mistero. Faccio una conferenza a Genova e mi si avvicina un signore anziano e mi dice: "Lei si occupa di questo prete francese, Sonier miliardario, ma c'era un prete qua molto ricco". Mi dice il paese, dice Altare. Altare, fate conto che era a una decina di chilometri da dove sono nato ed ero vissuto. E scopro un personaggio incredibile, Monsignor Bertolotti, un prete che è veramente povero, che diventa ricco, ricchissimo. Siamo sempre negli anni di Sonier e di Grignaschi, seconda metà dell'Ottocento. Si vede che quest'epoca, dalla seconda metà dell'Ottocento, era veramente foriera di grandi novità esoteriche, perché veramente succedono delle cose molto molto grandi. C'è la Blavatsky, Papus, c'è Peladan, c'è quant'altro, l'esoterismo parigino, no? E
Questo prete ricchissimo mi colpisce. Ma perché mi colpisce? Perché a un certo punto Re Umberto di Savoia gli dà la massima onorificenza dell'ordine mauriziano. Lui è parroco di un paesino e diventa praticamente l'unico sacerdote al mondo ad avere questo titolo. Pensate che Benito Mussolini, duce d'Italia negli anni 20-30, diciamo che faticherà per avere lo stesso titolo da Vittorio Emanuele III. Ma vuoi paragonare Mussolini con questo prete di questo paese? Eppure così è. Addirittura tre papi si interessano di lui, Leone XIII, Benedetto XV e Pio X. Addirittura Papa Pio X nomina questo Giuseppe Bertolotti, parroco, ripeto, parroco, vescovo di San Giovanni in Laterano a Roma. Attenti. Essere prima del Concilio Vaticano II, vescovo di San Giovanni in Laterano in Roma, voleva dire essere vice papa. E qui succede una cosa eclatante, assurda. Bertolotti dice no, nella Chiesa non c'è democrazia, tu non puoi dire di no al papa, il parroco non può dire di no neanche al vescovo, non c'è democrazia, è uno stato assoluto. Oggi, figuriamoci 100 anni fa. Quindi un parroco non poteva dire di no a un papa. E seconda cosa, perché dire di no a uno che ti dà su un piatto d'oro, non di argento, d'oro, la più alta carica della Chiesa? Cioè lui poteva diventare anche papa. E rifiuta, ringraziando Sua Santità Pio X, San Pio X, perché lui non può lasciare la cura delle anime di altare, paese di 1.500-2.000 abitanti nell'entroterra di Savona. Perché? Perché da lì nasceva la sua ricchezza, da lì era il fulcro del suo potere. Tra l'altro, anticipo che ho già fatto diversi servizi per la TV, ma ne abbiamo registrato uno con Roberto Giacobbe, la Troupe di Freedom, che andrà poi in onda, presumo in inverno, dove appunto mi vedrete poi, ho curato io la sceneggiatura di questo, perché appunto ci sarà questa trasmissione dove sarò presente anch'io e parleremo appunto specificatamente, cioè ne parlerà Roberto Giacobbo, di Altare, ma ci sarò anch'io in video. Ma Altare è soltanto una delle tappe di questa vallata di misteri. C'è un paese lì vicino dove c'è una villa considerata maledetta. Nessuno ci vuole andare, quelli che ci vanno hanno la vita rovinata. Un signore che era benestante va lì, nel giro di poco perde tutti i suoi averi, la moglie lo lascia, finisce tutto, addirittura parlano di suicidio, no? Questo incuriosisce uno scrittore di Genova, Casella, il quale decide di comprarla e gli scrive la sua opera più importante, che si intitola La morte in vacanza. La morte in vacanza diventerà una commedia Broadway, un film a Hollywood, tra cui l'ultimo film tratto da quest'opera, e ti presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Non è una creatura hollywoodiana, ma nasce in questa zona della Valborgo, dell'entroterra di Savona. Poi abbiamo appunto, ecco qui vediamo l'immagine Villa Rosa. Rosa, una delle ville costruite dal parroco Bertolotti, Villa Agar, ville bellissime che lui regala alle sorelle. Dove in ogni stanza, dappertutto, come in chiesa, lui aveva il suo simbolo che è un drago. Il drago era il suo simbolo, eccolo. Questo è sul confessionale della chiesa. C'era il confessionale del parroco dove c'era il drago, poi c'era il confessionale dei curati. Lì non c'era il drago, Scusa quindi era più il Giorgio, ma il padre. drago non è il simbolo che viene scacciato dalla Madonna e dai santi Brava, abitualmente? brava, assolutamente, assolutamente. Il drago, pensiamo a San Giorgio, pensiamo a San Michele, ecco, questa è un'immagine Monsignor della Bertolotti. Bertolotti, sì. Bertolotti. Il palazzotto che avete visto nell'immagine prima ha sulle finestre anche qua inciso il drago ed è di fronte alla chiesa che lui fa abbellire nel 1875. Tra il Qual palazzotto e è la la sua chiesa? chiesa Qual è c'è la chiesa? Così la facciamo vedere. il drago. Sì. Ce ne ho tante qua di chiese che mi hai mandato, non so quale sia. È quella di Aspetta. prima, no, lì è salcito, ecco, torna quella di prima Allora. che si vede per il Aspetta. palazzotto, ma comunque, no, lì è Aspetta. salcito sempre, eccolo. Allora, questa era no, quella prima, ecco, scusa, questo palazzotto, molto bello, sulle finestre anche qua il simbolo del drago ed era di Bertolotti e guarda la chiesa, però tra il palazzo e la chiesa vi erano delle abitazioni
lui le fa abbattere, strapagando i proprietari perché dalle finestre potesse vedere la sua chiesa, un po' come farà Mussolini a Roma negli anni Sì. appunto del fascismo, quando crea Via dei Fori Imperiali e Via della Conciliazione. Sì, e Prima non abbatte vedevi Spina, nulla. il borgo Spina, borgo di Spina, diciamo. Tutto quello che c'era il Questa quartiere lungo. immagine è molto vicino, Saliceto, dove vi è questa cappella bellissima, con affreschi del 1400, dove si vedono anche dei cavalli che ridono. È stupendo. Guarda, io ho portato un gruppo, tra l'altro invito la gente che voglia visitare a scrivermi, perché io organizzo delle visite in questi luoghi senza Presso problemi. organizzo, I presso organizzo, cavalli che dove? ridono, Eccoli sembrano qua. con gli occhi umani. Ti guardano, ti fissano come entri in chiesa, ti seguono e ridono. Hanno dei volti un po', sembrano quei cavalli che faceva Jacovitti, però questi non li hanno fatti nel Novecento, sono cavalli del 1400. Sì. L'anonimo pittore ha voluto dirci che cosa? Che i cavalli ridono di noi, ridono della morte perché c'è un duello, no? Oh, loro sanno la verità. Sono molto belle. Guarda, è una chiesa che tutte le persone che ci ho portato sono rimaste a bocca aperta. Tanto è. Questa è la chiesa di Altare, invece, torniamo sempre ad Altare Bertolotti, che viene riccamente realizzata appunto dal parco. Al centro lui fa rifare i pavimenti, spostando le piastrelle, diciamo, trovano un cadavere seduto su una sedia, su una poltrona. Caspita, come mai? E probabilmente era un templare, perché i gran maestri templari venivano sepolti nelle chiese seduti. E al centro della chiesa troviamo, adesso ovviamente l'hanno tolto, nel 1875, quando Bertolotti ha fatto abbellire la chiesa, scavando, hanno trovato questo scheletro di un signore seduto su una poltrona che guardava in direzione est. Senti, E questo questi secondo Baphomet che sono invece stilizzati come decorazione, dove sono? E sono collocati. Quale, scusa, Questo questi? qua sì. Questo invece è il frontale della chiesa, una chiesa rinascimentale, appunto, sempre nei dintorni, dove abbiamo l'emblema di Baphometto. Questo è Baphometto. Questa chiesa è stata realizzata negli anni che viveva Raffaello, tra il 1480 e il 1520, e c'è Baphometto. Baphometto è un simbolo templare, non dovrebbe esserci su una chiesa, perché questa non era una chiesa, è stata costruita da un marchese cardinale, Carlo Domenico del Carretto, il quale voleva questa chiesa come un tempio gnostico. Tant'è che la chiesa i lavori finiscono nel 1520 e viene consacrata nel 1780, mi sembra. Perché più di 2 secoli? Perché non era una chiesa, questo era un tempio, doveva essere la tomba di questo nobile. Ci sono tutte strane simbologie. Sì. Grandissime, una simbologia massonica, templare, egizia. E poi c'è una strana, ecco, c'è Ermete Trismegisto davanti, Ermete 3 volte grande, colui che Sì. metteva in comunicazione Dio con gli uomini, divinità greca. In alto abbiamo, poi sopra in alto abbiamo Giano Bifronte, no? Ecco, Giano Sì. Il Bifronte, gigante a due colui facce. che intendeva il mese di gennaio, divinità romana, no? Erano in certo senso i guardiani della soglia, i guardiani dei luoghi magici. Perché questa è una chiesa cattolica dove c'è la messa la domenica, però ha tutta una simbologia fuori che di religioso cattolico non ha nulla. Sì. Beh, Ma queste sono. in effetti, cioè, c'è poco di Santi e Madonne qui, eh. Assolutamente, non c'è nulla, non c'è una croce, non c'è. Poi ci sono 22 cerchi davanti, 22 come le lettere dell'alfabeto ebraico, come gli arcani maggiori dei tarocchi, e ecco, fermati su questa immagine, Sì. Sì. e 22 all'esterno, 20 in chiesa, quindi 20 più 22, 42 come giudizi, no? Di Maat, no? Quando si moriva nell'antico Egitto, che c'erano 42 giudizi per andare in cielo. Qui uno adesso c'è la Inri, Via Croce, in cui c'è la Inri con la N girata al girata al contrario, contrario, come sì. Re Le Château. Re Le Château, Béranger Saunier, quando muore, vuole una croce in pietra grezza su cui la Inri sia con la N fatta così. E attento, lo dico per quelli del CICAP,
Il pittore non era ignorante perché nei quadri precedenti, questa è la tredicesima stazione della Via Crucis, la INRI è scritta line e girata nel modo giusto. Soltanto in questa tredicesima stazione viene girata. Ti sei fatto un'idea del Poi perché? posa veramente grande, se mandala pure avanti se vuoi. Ecco, nella, ecco questa se ce n'è una prima, se magari vuoi mandare Ma quell'altra. mi devi dire come si chiama, perché sono... Sì, aspetta, eh. No, ecco, forse prima ancora. Altare, non lo so, No, come è no, adesso nominata? Come vicino, sì, è vicino. nominata? Penso Via Crucis Saliceto, tredicesima Sì, stazione, eccola qua. tredicesima stazione. Eccola. Allora, nella tredicesima stazione vediamo Giuseppe d'Arimatea che ha sei dita nella mano, esadattilo, e indica quel carteggio INRI girato al contrario. Gesù ha 33 anni, ha lunghi capelli. Nella quattordicesima, quella che hai visto prima, quello che hai Sì. messo prima, quattordicesima stazione, Sì. Gesù è invecchiato, ha perso i capelli, il corpo è smagrito, è un Sì. uomo di 70 anni. Allora, circondato da questa sorta di giullari, di pagliacci, in un'altra stazione della Via Crucis abbiamo la Via Minerva, cosa c'entra la Via Minerva? Ed è stata voluta questa Via Crucis in chiesa da quello che era l'amico di Don Bosco, che viene poi assassinato la notte del suo compleanno. Allora cosa ci vuol dire l'anonimo pittore? Che sono due Gesù, due persone differenti, oppure che nella tredicesima è un uomo e in questa, nella quattordicesima è diventata una divinità, quindi ha voluto rimarcare il passaggio degli anni? È veramente molto inquietante questo. È invecchiato palesemente. Sai che c'è adesso quella disquisizione sul Vangelo di Barnaba che dice, menziona che probabilmente il Gesù crocifisso non era Gesù ma era il Cireneo. Quindi Sì. Sì, avevano crocifisso un'altra figura al suo posto, quindi boh. Non lo so. tra l'altro, in quella cappella dove ci sono i cavalli che ridono, no? Che abbiamo Sì. visto prima, ci sono anche i 12 apostoli. Ecco, in questa cappella ci sono i 12 apostoli. Tutti hanno un Vangelo chiuso. L'unico aperto, quindi l'unico degno di nota, è quello di Bartolomeo. Allora l'anonimo pittore anche qui cosa ci ha voluto lasciare? Che messaggio arcano? Che è l'unico Vangelo degno di nota? Secondo lui sì, siamo nel 1400 e ci parla che l'unico Vangelo degno di nota è quello di Bartolomeo. Che Vangelo è quello di Bartolomeo? Un Vangelo nel quale Gesù va agli inferi, c'è questo Sì. rapporto con Lucifero, col diavolo. È un Gesù forse molto umano, allora non andava bene ed è stato quindi messo tra i Vangeli apocrifi, ecco, viene accantonato. Però per l'anonimo pittore del 1400 questo era l'unico Vangelo che doveva essere letto e studiato. Qualcuna, fate ancora mente locale su che cosa vorreste trovare nel libro di Giorgio Baietti. Nel frattempo ti chiediamo, ma c'è un portale da quelle parti, in quelle montagne dove si verificano tutti questi fenomeni di missing time, secondo te, naturalmente, per gli studi che hai fatto? Beh, ci sono delle grotte particolari, io ne ho esplorate alcune, una volta anche una insieme a Marco Berrico delle Iene, no, per la trasmissione Mistero, e Sì. c'è da dire che c'è una grotta molto grande, detta del Catoi, che entra dentro la collina e le case che si sono, prima di, cioè adiacenti a questo ingresso di questa grotta, hanno le finestre a bocca di lupo. Allora io mi domando, qual è quel contadino pazzo che nel Medioevo faceva delle finestre a bocca di lupo dove non entra né luce né aria, non c'era la luce elettrica. Perché quello probabilmente era una grotta da tutelare, e quindi a bocca di lupo perché ci piazzavi una balestra, ci piazzavi delle armi. Sono case che sembrano case di contadini, ma hanno la finestra a bocca di lupo, Sì. quindi dove non passa luce, dove non passa aria. E affianca questa grotta che si perde nella collina con delle pietre squadrate bellissime. Che sia qua l'enigma. Dobbiamo continuare a studiare e a ricercare allora per capirci di più.
Va bene. Accompagno volentieri delle persone come ho fatto da diverso tempo, quindi invito a scrivermi, a contattarmi perché Sì. a frequenza praticamente settimanali ci si può recare finché non viene proprio l'inverno, ci si va. E poi in primavera ovviamente nelle chateau. Assolutamente. Allora, ce ne andiamo al nostro concorso e ci avete pensato abbastanza. A questo punto, sentiamo le vostre opinioni. Allora, mandateci l'hashtag letture oltre confine e la motivazione del perché volete il libro di Giorgio. Cosa ci volete trovare dentro cosa sperate di trovarci dentro quel libro? Cosa vorreste leggere in quel libro? Ecco. Senti Francesco, intanto che Sì, certo. rispondo, chiedere a Giorgio il discorso di tornare sulla N scritta in modo diverso. Il significato, il messaggio qual è? Sì, è probabilmente un significato che si può rifare a René Guénon. René Guénon, filosofo che poi diventa di fede musulmana francese, che diceva che noi viviamo una realtà speculare, tant'è che un mio libro, un saggio, ho intitolato proprio Lo specchio inverso, come un'immagine al contrario. C'è questo mondo e ce n'è uno a fianco. Oppure, come ci dice la N al contrario, che vuol dire Natera Zange, di uno scrittore catalano, che vuol dire qui è la camera dei segreti, come in Harry Potter. E probabilmente lì, in quel punto, c'è qualcosa. Non a caso, lì sotto ci sono tre cripte grandi, molto misteriose, che sono state sigillate nel 1957, proprio con terrore, il parroco ha voluto sigillarle, e da allora non sono mai state più riaperte. Chi l'ha vista, un muratore che era un ragazzo all'epoca, ha detto che c'erano tanti scheletri, ovviamente oggetti preziosi, ma c'era lo scheletro di una donna molto alta con lunghi capelli rossi, che aveva un vestito, dei paramenti regali. Il parroco, come ha visto questa immagine, è fuggito terrorizzato e ha voluto che più nessuno vi entrasse o uscisse proprio lì sotto. E ricordo che Grignaschi passa da Saliceto con la sua donna Domenica Lana, che era molto alta con lunghi capelli rossi. Senti, a che cosa si riferiscono queste immagini che ci hai Sì, mandato? Sì. è un paramento antico che si trova in un paese sempre lì dalla zona, Cengio Alto, dove abbiamo questo stendardo della morte che dici Memo Resto. Cioè praticamente in latino oggi a me, domani a te. È la morte che calpesta i poteri temporali, i poteri religiosi, i poteri civili, i poteri tutti, come dire che la morte unisce tutti. Ma quello che colpisce è che al centro della fronte ha un terzo occhio. Non è una macchia della tela, è proprio un terzo occhio che si vede proprio palesemente al centro della fronte di Sì. Sì. questa morte che calpesta i poteri. Stata ritrovata molto antica. Allora, ci stanno arrivando le prime interazioni con la lettura del Oltre Confine, con le vostre motivazioni. Continuate a scrivere, gli diamo ancora un po' di tempo, così poi facciamo scegliere direttamente a Giorgio Baglietti qual è la motivazione, qual è quella risposta che lo convince di più nel merito rispetto a quello che ci avete inviato. Vediamo qualche altra foto che ci hai mandato. Ah, Sì, queste quella appunto, le abbiamo viste, sì, vediamo se sì. c'è qualcosa che ho trascurato. Queste sono quelle. Ci sono sempre le immagini di questa Sì. chiesa misteriosissima. Questo è lo stemma gentilizio. No, mi sembra questo sarà l'interno della chiesa, tutto affrescato, quella che sta. Una chiesa Saliceto, una chiesa che viene sempre chiusa, che io però appunto posso far aprire e Sì. accompagnare i visitatori quando quelli che mi contatteranno, ecco, sicuramente potremo fare più di una visita. Ok, allora ce ne andiamo sulla nostra chat che sono arrivate le interazioni. Allora, Enrica Zannetta ci dice: Letture oltre confine, vorrei leggere il libro per ritrovare speranza e motivazione in me, in tutte le donne e i loro misteri sopiti. Molto Andiamo bene. avanti. Letture oltre confine, perché vorrei capire la grande differenza tra le femministe di oggi e le dee dei tempi remoti. Giusto. Rossella, letture oltre confine, lo stupore di ricordare pezzi di puzzle mancanti. Grazie. Quale di queste tre motivazioni ti convince di più?
Ma saliamo ora, mi è piaciuta molto la prima, La proprio prima, ho trovato bellissima. attuale Allora, con le domande che mi stai facendo. perfetto, perfetto, grazie Giorgio. E noi, allora, naturalmente a questo punto premiamo Enrica Zanatta, a cui chiediamo di scrivere i suoi dati, se no non sapremo come far arrivare il libro a casa, all'indirizzo mail, mandami un'email. Aspetta, dove l'avevo messo? Magari, ah no, ce l'abbiamo qua. Lo facciamo vedere, lealidelbruco@gmail.com. Manda una tua email a questo indirizzo con i tuoi dati, noi lo faremo avere a Verdichiara Edizione, che provvederà direttamente a spedirti il libro a casa. E complimenti, complimenti a Enrica, perché è sostanzialmente la prima vincitrice. Abbiamo già fatto un concorso test, diciamo così, però quello ufficiale in collaborazione con le case editrici parte questa sera sono contento di farlo partire con Giorgio. A te, Eliana. E io sono contenta di farlo partire con Giorgio e con Sonia Borghi, con Sonia Certo. Verdechiaro, perché è una di quelle editrici che pubblica solo veramente scritti di qualità e E l'abbiamo visto finalizzati. stasera, eh? L'abbiamo visto stasera. Guarda che sei precettato, non puoi scappare a questo punto. Ce l'hai detto, devi tornare per presentare il prossimo libro. Quando esci, guarda, novembre, spero che esca entro novembre, nel senso Sì. entro la fine di novembre, ecco, Sì. massimo i primi di dicembre, perché deve essere a Natale, un libro Sì. natalizio, strenna Intanto noi natalizio. lo regaliamo per Natale e Bravo. poi diciamo che io ho un'idea che spero che Giorgio appoggi di presentarlo in un giorno altamente simbolico. Allora blocca la data Magari. adesso, perché blocca la data adesso, perché sai che il calendario poi comincia. E tu che sai che non l'ho già bloccata. Sì, no, perché tra l'altro ho visto che hai bloccato cose fino a gennaio già, a gennaio 2023. È l'unica che fa queste prenotazioni così. Va bene, va bene. E allora, che dire, ci avviamo alla conclusione della puntata. Io non posso fare altro naturalmente che ringraziare Giorgio per questa splendida occasione che ci ha regalato. Sono rimasto incollato perché la storia è veramente molto affascinante. Non immaginavo minimamente che anche in Italia ci potevano essere racconti così intriganti. Veramente sembra, cioè, qualcosa che sono in posti lontani da noi, invece ce l'abbiamo a quattro passi. Beh, Francesco, è perché fondamentalmente non abbiamo avuto come professore di storia Giorgi, Esatto, esatto. altrimenti queste cose le avremmo imparate. Perché, come dissi stasera parlando dello streaming che stavamo per iniziare, la vera storia non si trova scritta sui libri di storia, ma bisogna andare a leggere altri libri per capire cosa è successo nella nostra terra. E stasera con Giorgio Baglietti abbiamo proprio gettato un seme di conoscenza e abbiamo scoperto tante cose che per motivi vari, insomma, non potevamo conoscere. Ecco, e io lo ringrazio di vero cuore per essere stato Grazie. con noi. Dai, attenzioniamoci all'ultima domanda e poi ci salutiamo. Qual è il messaggio, il segreto che si sono tramandati questi personaggi e quanto poteva essere legato al mondo sottile? Credo che sia completamente legato al mondo sottile. Sì, assolutamente. Il Sì. messaggio è quello di un amore incondizionato, un amore vero, Sì. una parola di poche lettere che però ha un significato immenso, un alfabeto di emozioni. Sì. Tutti questi personaggi, tutti questi luoghi non a caso vengono catapultati, praticamente qualche cosa raggruppa queste persone, questi personaggi, i preti, ma perché i preti erano quelli che sapevano leggere e scrivere, quindi Grignaschi e Don Bosco e quant'altro. Ma c'è un filo sottile che scorre nei secoli e ogni tanto ti avvolge e ti porta in una realtà diversa, la vera realtà. Forse Sì. noi viviamo un'immagine, come diceva Guénon, speculare, la vera immagine è quell'altra, quindi giriamo l'enne al contrario e troveremo veramente la verità. Sì, assolutamente. Allora, noi ci salutiamo. Domani, vi ricordo che domani abbiamo due appuntamenti, uno il pomeriggio alle 18. È stato difficilissimo organizzare questo incontro alle 18 perché è la prima volta che sono riuscita a mettermi in contatto con una persona che ha vissuto le esperienze sciamaniche con il popolo Huichol. Voi dovete sapere che
gli Indios Huichol sono riservatissimi, non confidano a nessuno i loro segreti, però in qualche maniera, come sapete, insomma, poi le combinazioni della vita ci portano a incontrare persone anche così. Quindi domani noi abbiamo tanto raccontato delle esperienze sciamaniche in ambito tolteco, nahualistico, però dei Huichol non sappiamo niente. Quindi domani ci facciamo raccontare i segreti di Nonno Fuoco per la tradizione sciamanica dei Huichol. E poi domani in serata alle 21 abbiamo il nuovo appuntamento con Maurizio Martinelli e ci parlerà dell'ascito culturale dei libri di Zacharia Sitchin, che naturalmente tutti conoscete per la sua numerologia, eccetera, eccetera. Quindi due super appuntamenti. Non posso fare altro che ringraziare Liana per De Chiara Edizioni per averci voluto regalare il libro e Giorgio Bialetti, che è stato immenso. Grazie, noi ci vediamo sicuramente da qui in avanti. Come al Grazie. solito, ci lasciamo noi abitualmente con un grido di battaglia: siate guerrieri e restate guardinghi. Ciao, alla prossima, a domani, buona serata. Ciao, ciao.